fatto che oggi qua c'è stato tipo il diluvio universale, tutto a posto. Benvenuti nel secondo Room Tips. È il video nel quale vi do dei consigli. Voi mi mandate delle foto su Instagram, Facebook, Instagram perché Facebook non lo uso, delle vostre camere e io vi do qualche consiglio su, non lo so, magari non mi convince qualcosa e mi chiedete una mano, non lo so. Tra parentesi, premessa, ho cercato di conciarmi un po' meglio oggi perché boh, mi andava, visto che oggi ero proprio totalmente struccata. Ho detto no, ok, aspetta, non posso fare il video totalmente struccate, visto che gli altri li ho fatti un po' più al nature. Oggi ho cercato con non troppi buoni risultati di fare qualcosa alla mia faccia. Comunque, a parte ciò, direi di partire subitissimo con il video. Nell'ultimo room tips che avevo fatto, quindi il primo in realtà, mi avete detto in tantissimi di lasciare la foto della stanza della quale stessi parlando, quindi questa volta lo farò. Io non l'avevo fatto semplicemente per questioni di tra virgolette privacy, non sapevo se ad alcune magari andasse bene che mostrassi così apertamente in un video la propria camera, e quindi non l'avevo fatto per quello. Però nell'ultimo video appunto mi avevate detto tutte praticamente: mi raccomando Giulia, la prossima volta è una bellissima idea, però lascia la foto della camera della quale stai parlando, così possiamo vedere quello che dici. E allora niente, lo faccio. Iniziamo con Matilde Vitali. Innanzitutto ciao Matilde, ti mando un bacione. E allora, Matilde mi ha detto: ciao Giulia, ho appena rifatto la camera, per questo è un po' vuota e non so proprio come decorarla e renderla un po' più carina, per questo ti sto chiedendo aiuto. Le pareti in realtà sono molto più chiare rispetto a come si vede nella foto, spero davvero tu mi possa aiutare, mi piace molto il tuo gusto, un bacione. Allora, vediamo un po', è un po' vuota tu dici? Come prima cosa mi piace un sacco, cioè proprio così a primo acchitto è molto comfy, com'è che si dice, molto accogliente, non mi veniva il termine. Io sai cosa ci farei sopra? Il letto, ci vedo benissimo un collage, un po' tipo quello che ho io, magari con delle foto di un altro stile, forse un po' più black and white. L'altro consiglio che ti do è, dai cinesi ci sono quelle, come si dice, ghirlande di fiori, tipo di rose, no? E secondo me ci starebbe benissimo sopra la tenda delle tende, sopra la tenda delle tende, cosa ho detto? Sopra il bastone delle tende, ci vedo benissimo una ghirlanda di rose, rosa, tutte intorno, secondo me ci starebbe benissimo, veramente. Poi magari un bel tappeto. Io i consigli che ti do sono questi, fammi sapere se ti sono stati utili. E passiamo a Michela Gatta. Allora, Michela Gatta mi dice: ciao Giulia, ieri ho visto il room tour e subito mi è venuta voglia di cambiare qualcosa della mia camera, solo che non mi convince tanto. E quindi volevo qualche consiglio da te, perché mi piace troppo il tuo stile. Questa è la parte di fronte al letto e mi sembra un po' incasinata. Tu cosa ne pensi? In effetti, come ho detto prima, vedo alcuni libri messi un po' tutti come capita, diciamo. Una cosa che invece secondo me è importante è il senso dell'ordine generale che si dà a un qualsiasi cosa. Cioè, nel senso, se lì c'è un po' di libri, cerchiamo di rendere quell'angolo con i libri il più ordinato possibile. Perché lo so che sembra magari una cavolata, però sono quelle piccole cose che poi vanno ad influire su tutto il generale. Quindi io ti dico, Michela, di innanzitutto mettere appunto i libri tutti in ordine. Forse la bacheca la appenderei con un chiodino, da farla più centrata tra la fine della scrivania e l'inizio delle mensole. Forse toglierei il vasetto rosa e lo metterei a fianco alla sveglia. E poi per il resto direi che non c'è tanto da fare, c'è giusto da sistemare un po' le cose. Poi la parte del letto, a primo acchitto mi è sembrato che tu avessi un letto lunghissimo, quindi forse ci starebbe bene una di quelle coperte che si mettono un po' all'americana a fine letto. Nel complesso non hai tanto da fare, ti basta soltanto di mettere a posto quelle due o tre cose che magari apparentemente dici vabbè, sono dei libri messi lì, e poi invece credimi che cambiano totalmente tutto. Ok Michela, spero che questi consigli ti siano stati utili, fammelo sapere mi raccomando anche te, e ti mando un bacione. E intanto passiamo a Ilenia Grasso F, che mi ha mandato tantissime foto, brava, hai fatto bene, oddio mi hai scritto anche un poema. Allora, ciao Giulia, spero di non disturbarti, volevo chiederti un favore, se potessi darmi qualche consiglio per decorare camera mia, visto che hai dei gusti molto delicati e raffinati, grazie, che sentire. Ti mando qualche foto. Come puoi notare, camera mia è completamente vuota. Sono mesi che penso a come decorare le pareti, ma ogni volta che provo a mettere qualcosa sulle pareti non mi piace, il risultato lo tolgo. Sapessi quante volte è successo a me.
Stavo pure pensando di cambiare le basure con un modello più alto oppure con quelle appese al muro. Un altro grande dubbio è la porta di camera mia. La trovo orribile, tutta chiazze. Inizialmente pensavo di applicare tante foto, ma risulta poco elegante. Come potrei fare secondo te? Spero veramente tanto che mi potrai aiutare. Grazie ancora, ciao. Allora, per la porta ti dico, potresti optare la cosa delle foto, però delle foto tutte dello stesso tema, della stessa palette di colori, quindi non lo so, anziché delle foto semplicemente scattate così, magari sceglierle da, che ne so, We Heart It, magari tutte molto femminili, quindi, e fare anche lì una sorta di collage, stamparle magari a quattro, quindi belle grosse, fare una grande, una in orizzontale, una un po' più piccolina, un po' come, guarda, ti faccio vedere, ho un brutto esempio perché sono tutte quadrate, però lo stile che intendo è più o meno questo, che è il mio quaderno di YouTube. Però insomma, fare una cosa del genere, quella tra l'altro la volevo fare anch'io, è una cosa che potrebbe forse salvarci un po'. Per il letto, forse cambiare le tende. Ne metterei forse di leggermente più coprenti e di, non lo so, un bel bianco forse. E forse le abat-jour le farei più alte. Hai ragione, prenderai delle abat-jour più grandi e cambierai le tende. Quindi sì, ricapitolando, farei un collage un po' tutto su questo stile sulla porta. Cambierei le tende mettendone alcune più neutre, diciamo. E cambierei le abat-jour, come hai detto già te. E forse aggiungerei qualche cuscino, ma lì sono io che sono fissata. Poi c'è barra bassa Kami FR04 barra bassa che mi dice: ciao Giulia, non ci credo che sta messaggiando con te. Volevo dirti che ti amo, mamma mia. Sei bravissima e bellissima e vorrei diventare tanto come te. Che tenera, sei dolcissima. Hai una camera bellissima, ti invidio tanto, vorrei anche il tuo letto ma non riesco a convincere i miei genitori. Comunque ti vorrei mandare un po' di foto della mia camera per avere qualche consiglio. Ok, allora, ma mi sa che sei piccolina te. Partiamo dall'armadio. Ci sono delle cose appese che forse fanno un po' disordine e innanzitutto toglierei quelle, però dipende, io sapete che sono molto, come dire, molto tedesca da questo punto di vista, anche se ci sono affezionata a quel pupazzetto, se non mi piace lo tolgo. Io sono fatta così, ma so bene che tante persone, ma io per prima mi affeziono agli oggetti, quindi piuttosto che magari buttarli, toglierli o cose del genere, li metto direttamente magari nelle scatole, nei cestini, quelle cose un po' più carine da poterle magari tenere lì vicino a me, però senza che si vedano. Nella scrivania, mamma mia, c'è il mappamondo, un sacco di cosine, un sacco di cose. Allora, io ti dico, in questo video sto gesticolando un sacco così, vabbè. Io ti dico, anziché togliere tutte queste cose, perché magari sicuramente le usi, potresti approfittare dei cestini, quelli di Vimini, tipo quelli bianchi, un po' shabby chic, per metterci dentro tutte le cose che magari attualmente ti fanno un po' di disordine sulla scrivania. Vedo tanti pupazzi, tante cose, li metterei nelle ceste, in cose del genere. Poi per il letto ci metterei delle cornici bianche sopra il letto, ci metterei una abat-jour bianca e più grossa e ci metterei più cuscini anche lì. E poi ovviamente, ragazze, io vi do dei consigli, non sono un interior designer o cose del genere, mi baso semplicemente su quello che vedo e sul mio gusto, quindi è molto personale, quello che vi dico può piacere come può non piacere, quindi c'è, io mi limito a dirvi proprio quello che mi sento di dirvi col cuore, ecco, però non, cioè, se hai lì il pupazzo, no, intendiamoci, se lo vuoi lasciare non succede niente, ecco, parliamoci chiaro. Camilla, io spero che anche a te abbia dato una manina con questi piccoli consigli, ti mando un grosso bacio, ti ringrazio tanto per essere stata così gentile e passo all'ultima ragazza per oggi che si chiama X barra bassa Itsemi. Ciao Giulia, per prima cosa scusa il disturbo, ma va, figurati. Volevo chiederti un consiglio, sempre se farei ancora i room tips. Eccoti qua. La sedia della mia scrivania è un po' bruttina e soprattutto di colore che non c'entra proprio nulla. Come posso rivestirla in maniera semplice? Avevo pensato ad un coprisedia tipo di quelli dei ristoranti, ma credo che possa essere fastidioso a lungo andare. Ti invio le foto sia della sedia che della scrivania per farti capire meglio. Allora sì, effettivamente è una sedia verde ed è un po'... pa. Io ti dico, potresti semplicemente metterci sopra, che ne so, il tappeto peloso, coprirla con un po' di coperte, che è una cosa che io avevo fatto con una brutta sedia che avevo anch'io, che era tutta messa male, proprio rovinata. Oppure un altro metodo potrebbe essere, appunto, più che comprare un coprisedia, magari chiedere aiuto alla tua mamma, alla tua nonna, e farlo proprio tu, tra virgolette, su misura, cioè
Alla fine basterebbe semplicemente prendere della stoffa e ritagliarla in modo da riuscire a coprirlo. E credimi che non è così difficile come sembra, anche perché qua su sia internet che Google, YouTube, ci sono un sacco di tutorial su per questa cosa qua. Metterci qualche cuscino da riuscire a camuffarla un po'. Io ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Non vi ho chiesto altre foto perché ho utilizzato quelle che mi avevate mandato per il primo room tips che avevo fatto. Spero che questa serie vi piaccia e spero di darvi dei consigli che siano effettivamente fattibili e che effettivamente vi aiutino. Ah, e tra l'altro ho fatto la stessa posizione dell'ultimo video che ho fatto, del video ask, perché ho visto che è piaciuto un sacco e quindi ho detto vabbè, è più comoda per me perché è molto più facile. Quindi vabbè, se vi piace ditemelo, lasciatemelo scritto qua sotto, che semmai provo a continuare a fare i video da questa posizione. Fatemelo sapere. Io vi mando un sacco di baci e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!